partono le registrazioni. Il procuratore Salvatore Curcio Catanzaro, si parla oggi di diritto penale, diritto del lavoro, insomma è un tema anche molto all'ordine del giorno, considerando insomma, un po' l'emergenza anche sociale che, insomma, che c'è in Italia. Sì, la tutela penale del lavoro è un argomento che è stato in realtà estremamente trascurato per molti decenni, con l'introduzione di una nuova fattispecie di reato che è l'articolo 603 bis del codice penale nella sua duplice portata del caporalato di quel primo comma e dello sfruttamento del lavoro nell'altra ipotesi, si sono un po' accesi i riflettori, però la problematica è estremamente complessa e ha bisogno di una maggiore attenzione non solo in sede giudiziaria ma di una maggiore attenzione sociale per accendere i riflettori su un qualcosa che è estremamente diffuso e che coinvolge anche degli aspetti prima in testa l'etica di un certo modo di fare impresa e anche l'etica dei consumi, se vogliamo, che dimostrano come il problema sia estremamente variegato e sfaccettato e per la cui soluzione è necessaria non solo una attività giudiziaria stringente, perché il momento repressivo non è mai risolutivo di un problema, ma ha bisogno della sinergia di tutte le articolazioni istituzionali per far sì che insieme si addivenga ad affrontare il problema in maniera organica e complessiva, così arrivando alla sua soluzione. Lei ha parlato di sicuramente discussioni che riguardano anche l'etica, ma dal momento che ci troviamo a discutere su una tematica molto attuale, c'è una sorta di battaglia tra il governo e i sindacati. In che modo si potrebbe raggiungere un dialogo vero per affrontare le criticità che ruotano intorno, è il caso di dire, del diritto del lavoro? Beh, guardi, per quella che è stata l'esperienza della Procura della Repubblica di Lamezia Terme, quando io parlo di etica dell'impresa, parlo anche e intendo riferirmi al profilo etico, non solo con riferimento all'etica dell'impresa e all'etica dei consumi, ma anche all'etica sindacale. Perché, ripeto, alla soluzione della problematica si può arrivare in maniera sinergica, non creando divisioni, ma remando tutti insieme dalla stessa parte. E io devo dire che per quello che è stata l'esperienza della Procura della Repubblica di Lamezia e i tanti processi che sono stati istruiti, in essi ho notato una sparuta presenza ed iniziativa delle organizzazioni sindacali. Questo va detto con chiarezza. E aggiungo anche di più che spesso abbiamo riscontrato in alcune ipotesi che sono state sottoposte al vaglio della magistratura giudicante anche una contiguità tra determinate rappresentanze sindacali e determinati datori di lavoro che interpretavano il loro ruolo in modo assolutamente atipico, tra virgolette, e sicuramente poco rispondente a quell'etica imprenditoriale di cui parlavamo prima. Però recentemente siamo alle porte di uno sciopero generale, CGL e UIL sembra che non abbiano proprio un dialogo con l'attuale ministro dei trasporti. È chiaro che io la sto portando un po' su quella strada. Guardi, io capisco la sua curiosità, legittima curiosità giornalistica. Io però faccio il magistrato e mi occupo di fatti, persone e responsabilità. Non faccio politica e quindi io mi tengo rigorosamente ancorato a quella che è la mia attività. Al di là di quella, ogni mia parola sarebbe ultronea e assolutamente fuori luogo. Procuratore, c'è questo dibattito in corso a livello ovviamente nazionale che ha delle implicazioni territoriali molto forti sulla giustizia, le riforme della giustizia, il tema dei temi, la separazione delle carriere, come la vede? Personalmente io sono assolutamente contrario alla separazione delle carriere per un duplice ordine di ragione. Un primo, perché la separazione delle carriere è stata indicata come la panacea di tutti i mali. Non è la separazione delle carriere che,
che è alla base del non corretto funzionamento in termini di efficienza e rapidità del sistema di giustizia. L'altro ordine di ragione è che invece di avvicinare il pubblico ministero, il magistrato requirente, alla cultura della giurisdizione, alla cultura della responsabilità, alla cultura della prova, noi in questo modo lo allontaniamo. È vero, per carità, anche la novellata Carta Costituzionale sul punto ribadisce l'autonomia ed indipendenza del magistrato del pubblico ministero, ma è altrettanto vero che pensare ad un pubblico ministero separato dal giudicante, con due distinti organi di autogoverno e via dicendo, come riforma fine a se stesso, francamente mi pare un po' difficile, perché il timore di tutti è che il passo successivo sia la costruzione piramidale gerarchica e quindi la sottosposizione della magistratura requirente al ministro di Grazia e Giustizia. Come in altri paesi, solo che in altri paesi, per esempio in Francia, le indagini serie non le fa il pubblico ministero, ma le fa un organo indipendente che è il giudice istruttore. Ci sono tutta una serie di, diciamo, di indicatori, il tema delle intercettazioni che sono state molto limitate, alcuni reati che sono completamente spariti. Non ritiene che ci sia un buon arretramento nella lotta alla criminalità che non è necessariamente organizzata? Ma in realtà le riforme, almeno per quello che allo Stato si sente dire, non toccano il profilo della criminalità organizzata di tipo mafioso, se a quella che ci vogliamo riferire. Il sistema del cosiddetto doppio binario processuale, sia in termini di indagini, di normativa sulle indagini preliminari, sia in termini di normativa sull'attività dibattimentale processuale in senso stretto, è rimasto pressoché invariato, però è chiaro che da magistrato del pubblico ministero su tutti questi aspetti io ho, e molti altri colleghi, ho le mie riserve, sinceramente è chiaro che se vai ad incidere su quella che è la capacità, il volume di fuoco, diciamo così, della magistratura requirente, poi è chiaro che i risultati saranno sicuramente minori rispetto a quelli che ciascun cittadino in termini di garanzia della sicurezza sociale e delle esigenze di tutela sociale si aspetterebbe. A partire dall'abuso d'ufficio, una tematica questa molto grave, direi. L'abuso d'ufficio, ora vediamo, insomma, perché voi sapete benissimo che la questione è stata già rimessa alla Consulta, vediamo quello che succederà. Della Procura di Catanzaro possiamo dire qualcosa? Io sono il procuratore della Repubblica di Catanzaro. L'abbiamo conosciuta nel corso degli anni. E dunque, ci fa piacere, insomma, poter avere un pensiero, nulla di più. Allo Stato c'è solo una proposta, quindi, insomma, è il nulla ancora, va bene? Grazie.